Bentrovati a questo appuntamento di Rete 8 con l'informazione dedicata questa sera al FLAG Costa dei Trabocchi, insieme all'assessore regionale Mauro Febo e al direttore del FLAG Costa dei Trabocchi Valerio Cavallucci. Cercheremo di sviscerare, di far comprendere le azioni che questa agenzia di sviluppo intraprende a sostegno della pesca locale e non solo, e per vedere quali sono gli obiettivi futuri e cercare di comprendere come ci si muoverà nell'immediato futuro per sviluppare queste tematiche. Ed allora partiamo subito con Valerio Cavallucci per così spiegare cos'è questo FLAG Costa dei Trabocchi. Sappiamo che è un modello di gestione a sostegno della pesca e non solo, dell'intero territorio. Sì, tanto grazie per questa occasione. Il FLAG è un consorzio di operatori, a partire appunto dagli operatori della pesca. Associazioni di categoria, singoli operatori, imprese che si occupano di acquacoltura e poi i grandi operatori del territorio, la Camera di Commercio, le associazioni imprenditoriali, Slow Food, l'Università di Teramo. Quindi un insieme di soggetti che mirano a due obiettivi fondamentali. Primo, sostenere e sviluppare la pesca sostenibile. E dall'altro lato aiutare il processo di diversificazione dell'economia ittica e così contribuire allo sviluppo della costa, allo sviluppo dell'economia costiera. Queste sono le finalità che perseguiamo soprattutto grazie a un finanziamento dell'Unione Europea tramite la Regione Abruzzo, del fondo FEAMP specificamente destinato alla pesca, che ci aiuta ad iniziare una serie di attività in questa direzione. Assessore, parliamo di pesca, ma non solo, perché collegato al discorso legato alla pesca si parla anche di turismo, di educazione alimentare, sono tutti settori in cui la Regione Abruzzo può dare un grande impulso. Assolutamente sì, è su ciò che stiamo scommettendo e su cui, insomma, è partito da tempo un grande investimento. Abbiamo una costa che va da Martinsicuro a San Salvo, che ha tutta una serie di peculiarità. Abbiamo la famosa costa che viene chiamata dei Trabocchi, che va da Francavilla sempre a San Salvo, che ha, credo, delle bellezze uniche che vanno sfruttate, tra virgolette, sfruttate dal punto di vista turistico, dal punto di vista di attrazioni, però è chiaro che sono tutte attività che poi sui territori devono avere una ricaduta non solo per chi viene a investire, ma per chi già ci opera e per chi già ha nel tempo diciamo resistito anche a periodi di problematicità economica. Prima il dottor Cavallucci parlava della piccola pesca, che è sicuramente un settore che da anni soffre, che da anni ha problematicità anche di carattere normativo per una serie di adempimenti, però insomma, ha resistito bene e oggi può diventare una risorsa sia per noi che vogliamo sviluppare una certa politica turistica, sia per loro stessi, perché credo che poi con l'attrazione frequentatori si possono mettere su attività che cominciano magari a ripagarli degli sforzi che hanno compiuto fino ad oggi. Quindi ecco perché c'è attenzione da parte della Regione, c'è attenzione anche da parte della stessa Comunità Europea, che destina una parte dei fondi europei proprio a questi tipi di attività, che cerca di recuperare le attività, diciamo, svantaggiate, siano esse dell'agricoltura, sia esse in questo caso della pesca e della piccola pesca. A massima attenzione. Quindi ci attendiamo ottimi risultati. Un territorio incontaminato, Cavallucci, un territorio dalle grandi potenzialità dove si effettua una pesca con prodotti di qualità, però a volte è difficile farli conoscere, farli, come dire, introdurli nel mercato. Quali le difficoltà maggiori che si incontrano e il FLAG deve superare per sostenere questo settore? Ma guardi, intanto c'è un trend di carattere nazionale. Cresce il consumo di pesce, ma cresce soprattutto il consumo di pesce conservato, di pesce di importazione.
E invece nelle nostre aste i nostri prodotti vengono battuti spesso a dei prezzi davvero irrisori, molto bassi. Eppure la ricchezza delle qualità organolettiche dei nostri prodotti, la varietà di questi prodotti non ha nulla da invidiare a, come dire, a produzioni apparentemente più blasonate. E noi stiamo lavorando su questo tema, in particolare con un'iniziativa che abbiamo chiamato Le Stagioni del Mare. È un'iniziativa che abbiamo messo su insieme a Confcommercio, Confesercenti e Slow Food, ed un'iniziativa che mobilita i ristoratori. Attraverso con i ristoratori, in quest'ultima edizione ben 27 ristoratori della Costa dei Trabocchi, appunto da Francavilla a San Salvo, collaborano con noi per predisporre dei menù che sono caratterizzati esattamente dall'offerta di pesce fresco locale di stagione. Come tutti i prodotti dell'agricoltura, anche i prodotti del mare hanno una loro stagionalità. Noi abbiamo quindi una grande offerta stagione per stagione di alcune varietà di pesce e dobbiamo valorizzarla. E quindi questi piatti specifici che recuperano la grande tradizione enogastronomica della marineria e anche rivisitati in chiave contemporanea vengono offerti a prezzi convenzionati ai clienti che si recano in questi ristoranti. Ormai siamo arrivati alla quarta edizione, nel senso che un anno fa più o meno abbiamo iniziato con la prima stagione e abbiamo iniziato con l'estate del 2018 e quindi estate, autunno, inverno, adesso dal 28 di maggio, quindi da oggi, fino al 9 di giugno, quindi per due settimane, 27 ristoranti di questo nostro territorio offrono questi menù di pesce fresco locale di stagione a un prezzo convenzionato. Peraltro abbiamo realizzato anche un interessante partnership con Codice Citra che propone la sua linea dei vini Ferzo, una linea di alta qualità esattamente per la ristorazione, per un abbinamento tra prodotti abruzzesi. E stiamo ottenendo un ottimo riscontro e questa è un'azione che può in qualche maniera contribuire a valorizzare le nostre produzioni. Un'azione mirata per promuovere il cibo abruzzese, l'ottimo pesce azzurro del nostro mare e i vini dell'Abruzzo che sono veramente pregiati e invidiati un po' in tutto il mondo. Assessore Febbo, quando si parla di cucina il pensiero va alla cucina tipica, è proprio recente il progetto approvato dall'Unione Europea della cucina tipica abruzzese sulla quale la Regione Abruzzo ha investito anche molto. Sì, ma queste sono tutte azioni che si stanno portando avanti perché, ripeto, se vogliamo dare la svolta al nostro Abruzzo dobbiamo ragionare su ciò che abbiamo e mettere tutto ciò che abbiamo a sistema. Abbiamo un'ottima cucina, un'ottima enogastronomia a 360 gradi dal pesce fino alla ventricina, fino agli arrosticini, fino a tutto quel che abbiamo. Chiediamo uno sforzo anche alla ristorazione. Noi crediamo che sia uno sforzo ben ricambiato perché oggi il trend è questo, cioè il cliente è abituato a capire ciò che viene servito a tavola. E allora, un progetto del ristorante tipico d'Abruzzo, un processo lungo come ci sono, ma siamo oramai arrivati alla definizione, Bruxelles ci ha dato il via libera, abbiamo approvato nella penultima giunta che c'è stato il disciplinare, il regolamento che adesso è pubblicato sul Bura, si stanno formando i comitati a cui fanno parte i vari ristoratori su tutto il territorio e poi arriveremo alla presentazione per arrivare a un qualcosa di importante, non solo offrire il pesce del nostro Adriatico, il pesce fresco, il pesce di stagione del nostro Adriatico, certo. ma tutto, dall'acqua minerale
che va messa a tavola, all'olio, al vino, a tutti gli alimenti. Ci saranno controlli, chi si pregerà di questo marchio dovrà accettare un disciplinare su cui lavorare. Io credo che questa può essere una grande risposta insomma, alla voglia di togliersi, di scrollarsi. Da noi l'Abruzzo purtroppo nell'ultimo periodo abbiamo avuto un sacco di problemi, non dipesi dagli abruzzesi, ma dalla madre natura, purtroppo. Vogliamo interrompere questo trend, vogliamo dimostrare che l'Abruzzo è qualcosa di diverso e stiamo mettendo in campo tutto e più di tutto. Questo credo che sia qualcosa di importante. Io sono certo che gli abruzzesi apprezzeranno questa nuova iniziativa e soprattutto premieranno quelle attività che si sottopongono a questo tipo di lavoro, perché è come quando si è cominciato con i vini DOP, quindi anche lì c'erano i disciplinari che chiaramente, come tutti i disciplinari, pongono alcune restrizioni, ti obbligano a seguire dei percorsi, magari all'inizio avrai un po' di sofferenza, ma poi credo che si ottiene. E questo nell'ambito di una programmazione che va insomma, a forma di pettine, che scommette molto su questa costa, ma che poi entra nei territori, deve entrare nei territori, soprattutto per entrare nell'entroterra, dove chiaramente c'è un'economia più svantaggiata, un'economia che ha più difficoltà, che però ha anche, diciamo, delle belle ricchezze, perché se noi offriamo solamente la costa, la pista ciclabile o le spiagge, io credo che poi il turista, insomma, vuole magari la sera, arrivati alle 5 e mezza, alle 6 di pomeriggio, vuole fare qualche altra cosa, e abbiamo da proporgli tante di quelle belle cose che poi magari la sera, stanco prima del mare poi della montagna, si ferma a gustare o del buon pesce o della buona carne, sicuramente abruzzese. Sicuramente, assessore. Valerio Cavallucci, diceva lei giustamente poc'anzi, ci sono delle mode che inducono a consumare pesce conservato che arriva spesso dall'estero, dalle coste africane, parliamo di questi filetti di pangrazio, giusto per citare qualcosa che entra anche nelle mense, abbiamo visto, a discapito di un prodotto fresco, di qualità, il pesce azzurro. Ecco, il flag Crosta dei Trabocchi sta adoperandosi per invertire un po' questa tendenza, e come? Sì, l'iniziativa che cercavo di descrivere prima va in questa direzione, e abbiamo in animo di fare anche un'attività direttamente con le scuole, un'attività di educazione alimentare per la valorizzazione del prodotto, e abbiamo in animo di farlo su due direttrici diverse. Una riguarda soprattutto la sensibilizzazione dei bambini in età scolare, e ai quali vorremmo lanciare questo messaggio in maniera didattica, in maniera molto semplice, come peraltro già si sta facendo in molti altri contesti. Come tutti noi sappiamo, soprattutto noi genitori, i bambini sono un veicolo straordinario di educazione da questo punto di vista, perché trasmettono immediatamente alla famiglia dei comportamenti virtuosi. Se noi riusciamo a far comprendere che c'è un'offerta di qualità locale a prezzi economici accessibile, e questo sarà sicuramente un elemento molto importante, e potremmo farlo anche con un lavoro con le mense scolastiche, che potrebbero adottare, come in parte già stanno facendo, l'utilizzo appunto di pesce fresco locale. L'altro veicolo l'abbiamo iniziato a sperimentare proprio una settimana fa. Siamo stati a Villa Santa Maria, all'Istituto Alberghiero, la Pratica dei Cuochi, abbiamo discusso in quella sede presentando le stagioni del mare, nella convinzione che a Villa Santa Maria, come negli istituti alberghieri della nostra regione, si formano i cuochi, si formano gli chef, si formano coloro che poi condizionano e orientano anche i modelli di consumo delle nostre famiglie, e oltre che nella ristorazione. Ebbene, se con loro iniziamo a una valorizzazione del nostro prodotto, questo è sicuramente una traccia, un metodo di lavoro che sicuramente darà dei risultati. Grazie, dottor Cavallucci. Assessore Febbo, torniamo a lei per parlare
il flag Costa dei Trabocchi ci riporta con la memoria e con le suggestioni a questo meraviglioso tratto della costa abruzzese, caratterizzato da una spiaggia incontaminata, da una spiaggia che richiama turisti un po' da tutto il mondo, adesso anche sviluppata con l'apertura al turismo ciclopedonale, con questa via che attraversa appunto l'ex tracciato ferroviario, un ulteriore tassello in più per la promozione del turismo nel nostro territorio, per come dire, calamitare anche questo segmento del turismo che è molto importante a livello europeo. Sì, assolutamente, un progetto che parte da lontano, insomma, sfruttare l'ex tracciato a una data specifica, insomma, vorrei ricordarla a me stesso, soprattutto quando ero presidente della provincia di Chieti, c'era Giovanni Pace a governare la regione Abruzzo, quando andammo a parlare con RFI per chiedere l'acquisto del tracciato da parte della regione per immaginare questo percorso. Allora RFI, per esigenze di bilancio, per motivazioni diverse, forse non aveva ben compreso che quel tracciato o lo dava, lo vendeva ad un ente pubblico o altrimenti non avrebbe venduto a nessuno, sparò cifre esorbitanti. Col passare degli anni il prezzo è sceso ed è stata fatta questa bella operazione. Io mi auguro che RFI ci faccia fare anche l'altra operazione che a giorni che li abbiamo già presentato e a giorni credo dovremmo definire, quella dell'utilizzo da parte della regione, da parte degli enti che stanno realizzando questa pista, delle famose stazioni ferroviarie abbandonate che possono essere trasformate in punti di ristoro, in punti di ritrovo, in agglomerati, perché poi questa pista, se noi la facciamo, dobbiamo pensare di poterla gestire. Ecco perché l'importanza anche dell'intervento del FLAG per ciò che sta immaginando e sta progettando e sta cercando di far rimanere sul territorio. Noi dobbiamo capire chi gestisce questa pista e chi gestisce questa pista chiaramente deve comunque avere anche un ritorno economico, e quindi bisogna dargli la possibilità di sfruttarla. Abbiamo diverse offerte di privati che vogliono intervenire, ma anche di associazioni e di pubblico che propone alcune situazioni. C'è il FAI che è molto interessato, e a me piace tanto il progetto che ci ha esposto il FAI, su cui chiaramente ci stiamo confrontando. Dobbiamo però in questo momento intanto continuare ad andare avanti nella ultimazione dell'intero tracciato da Martinsicuro a San Salvo, ma anche da Francavilla a San Salvo, che è la parte che ha qualche problematicità in più rispetto al tracciato, diciamo, nord della regione, perché ha dei tratti rocciosi dove ci sono delle oggettive difficoltà, il terreno è molto franoso, ci sono sempre dei problemi. Abbiamo dei tratti con difficoltà su Vasto, dove bisogna lasciare la parte diretta a mare, bisogna entrare in un quartiere. Stiamo in attesa che Francavilla ci fa il cavalcavia sulla Lento. Abbiamo qua ancora qualche problema su Ortona, che comunque si stanno risolvendo. C'è il problema della galleria, però tutte situazioni che stiamo affrontando, su cui come regione ci stiamo e ci sto continuando ad investire, mettendo risorse e soprattutto risorse che non mi piacerebbe far gravare sugli abruzzesi, per cui sto continuando ad andare avanti con un accordo di programma ministeriale con le altre regioni, dal Veneto fino ad arrivare in Puglia, che a giorni presenteremo in Regione Abruzzo. Ci sarà la firma, la sottoscrizione del protocollo. Sto aspettando che i colleghi delle altre regioni mi diano la data, e poi abbiamo iniziato un percorso un po' più lungo, però credo veramente di ampio respiro e soprattutto di ampia visibilità e di ampia soddisfazione per chi amministra, ma soprattutto poi per gli abruzzesi, certo. Un progetto europeo di cui ci vorremmo, ma già ci siamo proposti di essere capofili di una pista ciclabile che parte dalla Grecia e circonnaviga tutto il mare Adriatico. Quindi no, perché vede, queste piste, sì, indipendentemente adesso dall'utilizzo turistico, servono anche per superare la mobilità
cittadina, la mobilità metropolitana, quindi c'è previsto l'utilizzo quindi gomma, ruota, bicicletta, ferro. Qui invece addirittura parleremo di un ragionamento che parla di nave, bicicletta e ferro, quindi un progetto molto importante piatto, su cui peraltro ci sono risorse veramente considerevoli da parte della Commissione Europea. Vediamo se riusciamo a fare un bel servizio anche questo per l'Abruzzo. Sicuramente. Dottor Cavallucci, torniamo a lei, ci apprestiamo alla conclusione di questo appuntamento speciale per sviscerare un po' nei dettagli di come opera e cos'è il Flag Costa dei Trabocchi. Abbiamo detto un modello di gestione, un'agenzia che lavora per rispondere alle necessità dei comuni e dei piccoli operatori. Voi mettete a disposizione le vostre conoscenze, in definitiva, mettete a disposizione il vostro operato nelle scelte e nella partecipazione per sfruttare le opportunità. Sì, in realtà c'è qualcosa di più, appunto, grazie ai fondi europei e grazie alla regione, e noi mettiamo a disposizione delle risorse che devono essere impiegate secondo un programma quadro che abbiamo già concordato in fase di finanziamento. Faccio un esempio, sì, per essere più concreto. In questi giorni la Regione si appresta a firmare le concessioni di finanziamento per la realizzazione, per esempio, di tre piccoli approdi, piccoli interventi infrastrutturali, che in particolare avranno luogo a Francavilla, a Ortona e a Vasto. Sono tre piccoli interventi infrastrutturali che rimettono a disposizione delle comunità di pesca degli approdi, dei piccoli approdi. Oppure, sempre in questi giorni, stiamo completando gli accordi per la realizzazione invece di piccole strutture per la vendita diretta del pescato locale. Anche in questo caso ci sono stati tre comuni che si sono attivati, che hanno ottenuto un piccolo finanziamento e verranno quindi realizzate, e anche in questo caso nel comune di Francavilla, nel comune di Ortone, nel comune di Fossa Cesia, dei piccoli interventi proprio per favorire l'utilizzo da parte della piccola pesca e poter immettere sul mercato in maniera igienica, in maniera controllata, il loro prodotto. Naturalmente tutto questo avviene con delle procedure selettive esplicite e regolamentate secondo il codice degli appalti e quindi secondo le regole della pubblica amministrazione. Tra poco partiremo invece con il brand dei molluschi della Costa dei Trabocchi, oppure partiremo ancora con un'attività di diversificazione dell'attività di pesca, quindi promuovendo il pescaturismo e l'ittiturismo, quindi forme nuove di valorizzazione dell'attività professionale da un lato e dell'accoglienza turistica dall'altro. Insomma, una pluralità di attività. Vorrei sottolineare che davvero abbiamo delle risorse straordinarie, come diceva l'assessore, davvero abbiamo delle grandi possibilità e c'è anche un grande fermento e quindi tante attività che stanno proseguendo. E noi abbiamo bisogno, da questo punto di vista, e mi pare che i tempi siano maturi, per un lavoro collettivo, per un lavoro coordinato e possibilmente, e ce ne sono tutte le condizioni, con il coordinamento delle istituzioni, a partire dall'istituzione regione che già sta egregiamente svolgendo questo ruolo. Perché la nostra fragilità è la frammentazione. Se riusciamo a superare questo elemento di debolezza, dare continuità alle nostre attività e a valorizzarle in una visione d'insieme con una guida autorevole, noi possiamo davvero consolidare un'offerta turistica ed economica di grande pregio che ci darà soddisfazione anche negli anni a venire. Assessore Febbre, il direttore Cavallucci sottolineava come l'aspetto turistico si leghi in maniera proprio inscindibile con la pesca, con questo settore importante per la nostra economia regionale. La Regione Abruzzo, che sul turismo ha puntato molto e soprattutto sulla promozione del turismo, addirittura avete raddoppiato i fondi messi a disposizione per questo settore. Raddoppiato i fondi, ma non degli abruzzesi, fondi europei. È stata una scelta fatta
purtroppo iniziamo da ieri, abbiamo iniziato perché c'era la par condicio che non si capisce che cosa c'entra, comunque vabbè, diciamo che una sorvoliamo. Esatto. Diciamo che una norma, abbiamo iniziato credo con qualche giorno di ritardo rispetto a quando si deve fare la programmazione, perché avevo in mente questa operazione, per poter fare questa operazione, quindi utilizzare tutti i fondi che avevo a disposizione 2019 e 2020, dovevo aspettare il famoso comitato di sorveglianza dei fondi europei FERS che c'è stato il 10 aprile. Perché? Perché ho chiesto alla Commissione europea di poter spostare dei fondi, delle risorse da alcuni assi ad altri assi e così utilizzare i fondi 2019 e 2020 tutti insieme. E poi fare veramente per il prossimo anno, infatti abbiamo già cominciato a lavorare, perché da febbraio partirà una campagna promozionale di altissimo livello, di grandissime risorse, su cui sempre non fondi regionali, ma fondi europei, fondi importanti, perché insomma io sono figlio di commercianti, mio padre mi ha sempre insegnato, i miei genitori mi hanno insegnato che la pubblicità è l'anima del commercio, per vendere turismo ci vuole pubblicità e dobbiamo fare pubblicità, non dobbiamo sbagliare, dobbiamo indovinare il messaggio. Da ieri, dall'altro ieri, dal 27 è partita questa campagna che facciamo fuori dai confini della regione Abruzzo. Certo. Televisioni, le televisioni nazionali, stazioni ferroviarie, aeroporti, radio, ma ripeto, quella del prossimo anno sarà ancora più incisiva. Intanto abbiamo fatto, credo, un buon lavoro, devo dire che al comitato tecnico che si è riunito, dove ci sono gli esperti, dove ci sono gli operatori, ci sono quelli che ci chiedono, la proposta è passata all'unanimità, anzi c'è stata soddisfazione, ci sono stati riconosciuti di un lavoro fatto, soprattutto per quanto riguarda gli uffici, che io devo ringraziare perché nella mia direzione ho trovato molta professionalità e soprattutto, a differenza di quel che si dice sempre, che il pubblico di solito ci sono gli scansafatiche o gli scaldapoltrone, devo dire che nella mia direzione, nel mio assessorato, ho trovato veramente alta professionalità e tanta voglia anche di riscattarsi rispetto a un periodo di tempo in cui non c'è stato l'assessore, quindi non ci sono state le direttive politiche di programmatori. Adesso le direttive politiche di programmatori ci sono e i miei collaboratori corrono perché sanno che a me piace vederli correre. Molto bene. Cavallucci, tirando le conclusioni, che cosa possiamo aggiungere per completare il discorso di questo speciale di approfondimento sul flag Costa dei Trabocchi? Beh, io direi per concludere che abbiamo tra le mani veramente un'occasione straordinaria. Abbiamo finanziamenti, abbiamo soggetti che si occupano della valorizzazione del territorio, abbiamo strumenti adeguati. Spero che tra poco ne avremo, grazie anche alla guida della regione, uno strumento in più, e cioè il contratto di costa sulla Costa dei Trabocchi. E abbiamo bisogno soprattutto di un lavoro comune, di dare continuità a questo sforzo. E noi naturalmente, per quello che ci riguarda, per quello che riguarda i temi della pesca sostenibile, dello sviluppo costiero, saremo naturalmente a fianco delle istituzioni e di tutti gli altri soggetti, ma l'offerta complessiva della Costa dei Trabocchi è così ricca e articolata, vede pesca, agricoltura, territorio, turismo e via discorrendo, necessità di tutela, necessità di interventi anche dal punto di vista ambientale. Abbiamo un patrimonio che ci è stato affidato e che dobbiamo cercare di rendere un'offerta turistica stabile ed una grande opportunità per quelle comunità. Molto bene, possiamo chiudere qui questo appuntamento speciale dedicato al flag Costa dei Trabocchi. Io ringrazio ancora una volta l'assessore regionale Mauro Febbo, il direttore del flag Costa dei Trabocchi Valerio Cavallucci e tutti quanti voi della cortese attenzione. Arrivederci alle prossime edizioni.